Salve amici di Bedelite da Torino, siamo qui con Marco Mina, skater pro e presidente della Torino Skateboard. Quest'oggi siamo qui in occasione di un contest dedicato ai skater under 14 e siamo in questa fantastica cornice del nuovo skatepark qui ai giardini di Pietro Mennea in Piazza Marmolada. Raccontaci un po' di questo evento e poi anche delle altre idee che ci saranno, degli altri eventi che avranno modo di avere luogo in questo stupendo spot. Cominciamo col dire che intanto questa è una gara under 14, quindi è una gara federale organizzata da FISR insieme a Torino Skateboard. La Skate Kid Series è un circuito nazionale, viene svolta almeno una gara in ogni regione italiana per fare appunto una selezione dei finalisti. Le categorie sono dai 5 ai 7 anni, dagli 8 ai 10 e dagli 11 ai 13, quindi divisi per età. Sono tre categorie. La categoria di quelli da 11 a 13 avranno anche una finale a settembre in uno skatepark italiano ancora bene da definire, quale sarà la tappa. Quindi i primi tre che si classificheranno oggi andranno direttamente alla finale nazionale. E il pretesto è quello di inaugurare il nuovo skatepark di Piazza Marmolada. Possiamo vedere un po', abbiamo già fatto un video, ma merita sicuramente come spot perché è nuovo, ma poi soprattutto perché i ragazzi hanno la possibilità di poterlo skateare al meglio. Esatto, quindi siamo qui per far divertire i ragazzi, fargli fare le prime esperienze competitive, ma comunque sempre con il divertimento alla base. Ne abbiamo un po' di tutte le età, come abbiamo detto, quindi dai 5 ai quasi 14 anni abbiamo una bella gamma di ragazzini, alcuni sono già praticamente dei professionisti, nel senso che skatano benissimo, sono qua a provarsi la loro line 2 ore prima della loro gara, stanno già studiando quale trick mettere dopo, quale combinarsi a fianco, quindi guarda che sono imbestialiti, direi. Sì, ci sta. Incarogniti dallo skate. Hanno le ruote di fuoco non soltanto per la temperatura. Fa molto caldo, ma la voglia di skateare non gli manca. Positivo, quindi... positivo. Quindi diciamo che comunque si fa sempre tutto per cercare di far sì che comunque la scena di Torino per quanto riguarda lo skate continui a essere importante, che continui a fare scuola come ha fatto, certo, in passato. Esattamente, cerchiamo di coltivare le prossime generazioni come quelle passate hanno coltivato noi quando avevamo la loro età, e quindi è giusto che continuiamo a tramandare questa grande tradizione di coltivarci la scena del futuro. Perfetto, Marco, grazie mille per averci permesso di poter testimoniare questo evento e ci vediamo poi Se siete ancora in tempo per arrivare, prendete subito la macchina, il pullman, il motorino, la bicicletta o lo skateboard e venite in Piazza Marmolada perché alle 3 cominciamo il contest. Amici di Bedelite da Torino Inc., continuano le nostre interviste qui per quanto riguarda il contest di Torino Skateboard. Siamo in compagnia con una giovane promessa. Siamo in compagnia di Alessandro Papandrea. Grandissimo. Da quanto tempo fai skateboard? Mi sembra da una trentina. Di? Da una trentina. Ah, ok, perfetto. Raccontaci un po', quando sali sullo skateboard, che cosa ti piace fare di più? Mi piace sperare in velocità. Perfetto, perché ti piace andare veloce, ti piace la velocità, vedere gli altri che sono fermi quando tu vai velocissimo. Sì. Perfetto. Oggi hai partecipato a questa gara e ti è piaciuto? Sì. Perfetto. Va bene, noi ti facciamo i nostri migliori auguri per la tua carriera. Mi raccomando, vai sempre velocissimo sullo skateboard. Dammi il 5. Saluto a tutti. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao amici e amiche di Bedelite da Torino Inc. Adesso siamo in compagnia di Margherita De Gallo. Perfetto, che ha partecipato a questa bellissima run che ha avuto luogo qui al Giardini di Piazza Marmolada e appunto ti chiediamo da quanto tempo fai skateboard? Faccio skateboard da 2 anni. Accidenti, e che cosa ti piace di più di questo sport? Beh, stare allenarsi su una tavola mi dà molta energia. Insomma, ti piace questo sport che è un po' diverso dagli altri, come può essere magari, che ne so, la pallavolo, il calcio o tanti altri.
Perfetto. Cosa provi quando sei sulla tavola? Quando provi i trick? Quando provi i trick... Mi sento diversa da quello che faccio normalmente. Ti senti più libera, diciamo. È una bella sensazione, una soddisfazione. Poi, appunto, come dicevamo prima con il tuo collega, quando poi alla fine non viene un trick, lo si rifà finché non viene, quindi la soddisfazione di riuscire a chiudere questi trick. Perfetto, noi ti facciamo i nostri migliori auguri, in bocca al lupo per una carriera sicuramente piena di soddisfazioni. Continua così, complimenti. Salve amici e amiche di Bedritra Twink, siamo qui in compagnia di Edoardo Pop, che è una giovane promessa dello skateboard. Oggi ha preso parte a questa competizione qui in Piazza Marmolada a Torino e è stata bella, insomma, ti sei divertita, sì. Ti sei proprio divertito, come ti è piaciuto. Quando hai iniziato a fare skateboard? 3 anni fa. E che cosa ti ha colpito di più di questo sport? Che mi piaceva competere, mi piace competere con gli altri e vedere se sono al loro livello e fare di più. E poi soprattutto quando fai i trick, magari non ti viene, ci riprovi finché non ti riesce, giusto? Perfetto, quindi vuol dire anche la costanza, vuol dire anche metterci tanto impegno. Tu ogni quanto ti alleni? Io mi alleno quasi tutti i giorni. Accidenti, per quante ore? Una. Perché dipende da quanto voglia, se sono stanco. Certo, immagino che comunque dopo uno si senta proprio tanto stanco. Quindi tu ti alleni adesso con la Torino Skateboard di Marco Mina, e come ti trovi? Come lo trovi come insegnante? Perché bisogna partire che principalmente è un amico, ma come insegnante come lo trovi? Lo trovo molto gentile. Perfetto, allora noi ti facciamo i nostri più grandi in bocca al lupo, tanti auguri. Grazie. E alla prossima. Amici e amiche di Bedritra Twink, continuano le nostre interviste, adesso siamo in compagnia di Adolfo Mattei. Anche tu hai partecipato a questo contest oggi qui in Piazza Marmolada. E da quanto tempo fai skateboard? Da 3 anni. Vediamo come il logo della maglietta, che anche tu competi, insomma, ti alleni con la Torino Skateboard. E, cosa provi quando fai skateboard? Quando sei sulla tavola e fai il trick sulle rampe? Mi diverto. Ti dà una sensazione di libertà fare questa cosa? Sì. E ti piace, insomma, sì. Quando poi ti alleni anche con gli altri ragazzi? Sì. È uno sport diverso rispetto a quelli canonici, insomma, che poteva essere magari il calcio, la pallavolo, il basket, quindi è anche forse più un gioco, no? Sì. E, hai fatto anche altre competizioni fino adesso? Sì. Dove hai fatto più o meno queste gare? Una alla skate farm ad Alessandria. Sì. E altre, una a Rimini e altre più o meno 4 vicino a Torino. Perfetto, e guarda, noi ti facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e luminosa carriera. Grazie per averci concesso questa intervista e alla prossima. Ciao. Ciao.